A me quello che emoziona nel cinema è una frase che rubo a un tizio, l'ho sentita una volta, era un critico inglese, che ha detto, ci ha fatto vedere una serie di film molto diversi tra loro, cioè da Viaggio in Italia, vecchi film di Nicolas Ray, e ha detto che in comune tutti questi film hanno il fatto di raccontare il misterioso oggetto dell'autentico. E a me è proprio, cioè, tipo per me è stata una definizione fondamentale, perché a me proprio è quella cosa lì che mi emoziona. Quando sento qualcosa di autentico nel racconto e non c'entra niente con lo stile con cui viene raccontato, cioè non sto parlando di realismo o di aderenza alla realtà, che mi interessa in alcune forme, non mi interessa in altre. Però proprio questo spirito a raccontare qualcosa di autentico, secondo me è la cosa che quando guardo un film mi emoziona particolarmente. Ma è stato abbastanza strano perché per me è stato un po' come vedere la luce un po' di una stella morta, sai che quando guardi il cielo vedi un po' il passato e io non lo rivedevo da secoli veramente quel film, e anche perché non ho mai fatto uscire niente prima di Altri Cannibali, perché penso che da Altri Cannibali in poi ho trovato veramente quello che volevo raccontare. Però secondo me è anche giusto stupirsi del fatto che un occhio esterno, in questo caso gli attori artistici di Lago, hanno deciso di proiettare una cosa che io non avevo mai previsto di proiettare. Che però mi ha fatto abbastanza strano vedere, perché ho capito che c'erano già un sacco di robe dentro che poi ho esplorato. E questa cosa mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che uno è sempre un po' condannato alla strada che ha preso in qualche modo, anche quando non lo sa. Cioè, magari all'epoca quando ho girato questo documentario pensavo avrei fatto tutt'altro magari tipo di cinema. E invece stavo andando proprio là dove ero un po' condannato, non so come dire. In maniera positiva, ovviamente, condannato, nel senso, verso le storie che mi interessano.